Vincenzo Di Palma. Allora, oggi una giornata dedicata ai piccoli portieri, quanto c'è bisogno di partire dai bambini, dai ragazzini, puntando proprio sui valori dello sport e sulle loro capacità fin da bambini. Certo che è giusto quello che tu hai detto, appena detto, bisogna iniziare sempre dal basso, quindi lavorare sui giovani che poi un giorno saranno protagonisti del nostro calcio. Che esperienza è stata quella di allenare qua i bambini? Una bella esperienza, no, non ero abituato a lavorare con i più piccoli, ho sempre lavorato con i più grandi, con gli adulti, ma posso dire che ci vuole tanta pazienza, tanta passione e tanto amore. Per diventare un grande portiere, a un bambino, un ragazzino, quali sono gli ingredienti giusti? Beh, per un bambino innanzitutto studio e gioco, e poi dopo, nel momento in cui diventano adulti, iniziano a diventare adulti, allora già si comincia a sognare, a pensare di diventare un professionista. Ci parla un po' di quello che avete fatto qui oggi, proprio di preparazione. Beh, oggi ho fatto un discorso ai bambini, gli ho detto solo che l'obiettivo della seduta d'allenamento era un divertimento, quindi dovevano divertirsi, giocare e socializzare. Questo era l'obiettivo che mi ero proposto. Come ha trovato questi bambini? Sono bambini e sinceramente, come dicevo prima, non sono abituato, perché davvero ci vuole tanta pazienza. Riguardo alla categoria dei portieri di oggi, cosa possiamo dire? Possiamo dire che noi abbiamo sempre avuto una buona scuola in Italia e abbiamo sempre tirato fuori i portieri, degli ottimi portieri. Purtroppo oggi ci sono tanti portieri stranieri che tolgono il posto ai nostri ragazzi, ma io do sempre un suggerimento ai nostri, diciamo, presidenti di investire di più sui nostri giovani, perché abbiamo davvero delle buone qualità, quindi come dicevo prima, investire sui nostri ragazzi. Quindi partire dai vivai, partire soprattutto dalle scuole calcio e poi dai vivai soprattutto, dico, con investimenti. Sì, partire dai vivai e spendere di più con i più giovani e meno con gli adulti. Quali sono invece secondo lei le qualità che un portiere dal punto di vista proprio tecnico oltre che umano deve avere? Beh, ci sono delle... Io divido sempre l'area del portiere in un'area tecnica, un'area tattica, un'area fisico, atletica e un'area psicologica, no? Cognitiva. Per me l'area più importante, che poi fa la differenza, che determina, è l'area cognitiva. È la parte che poi determina, no? Perché il portiere deve fare una scelta, sia in difesa della porta che in difesa, diciamo, in difesa dello spazio, oppure quando deve iniziare a costruire. Oggi, per dire, quasi tutti gli allenatori utilizzano i portieri nella costruzione dal basso. E quindi il portiere deve essere un portiere che ragioni e che non usi solo l'istinto. Sì, innanzitutto è stato, come hai detto tu, una bella giornata di sport con i bambini, e con i bambini è sempre una bella giornata di sport, soprattutto quando trovi questi ragazzi vogliosi di apprendere, poi ragazzi davvero educati e che ti seguono. Con la presenza di Mister Di Palma devo dire che è stata quindi oltremodo una giornata ancora più positiva in virtù dell'esperienza, insomma, della persona. La sua presenza parla chiaro, sia dal punto di vista del curriculum ma soprattutto della persona molto, molto disponibile, da cui si può apprendere sempre, costantemente e continuamente. È importantissimo, in virtù della realtà sociale che c'è oggi, quindi è importante appunto partire anche dalle basi, noi siamo anche degli istruttori e quindi cerchiamo di formare i ragazzi a 360 gradi, quindi dal punto di vista comportamentale, della disciplina, passando poi ovviamente per gli aspetti tecnici e di avviamento al ruolo. Che tipo di allenamento è stato fatto oggi? Oggi
siamo intervenuti io e il mister Di Palma, ci siamo divisi i ragazzi, abbiamo fatto una parte per uno, dividendo i ragazzi dell'età più piccola, diciamo i giovani e quelli meno giovani, quelli più grandetti. Ci siamo soffermati su due obiettivi, le prese e le uscite. Le uscite alte, che sono due fondamentali importanti per il ruolo del portiere. Un bilancio più che positivo di questa giornata, quindi? Sì, assolutamente positivo per i motivi che ho detto prima, ma si può leggere poi negli occhi dei ragazzi alla fine della seduta di allenamento. Prima studiare, il secondo fanno e poi giocare.